contenuto del webinar con le domande e le risposte e i documenti sul sito di Regione Lombardia dedicato all'agenda digitale, che è il link che vedete nella slide, www.agendadigitale.regione.lombardia.it. Alla fine del webinar, anzi domani, riceverete anche una email di ringraziamento per aver partecipato e con la richiesta di compilare un sondaggio di customer satisfaction per capire appunto se il seminario ha raggiunto le vostre aspettative da un punto di vista dei contenuti. E anche in questo sondaggio sarà possibile eventualmente aggiungere eventuali ulteriori domande. Direi di passare all'argomento del webinar. Queste sono le cose di cui parleremo, un po' di contesto, qualche cosa sulle norme che stanno dietro all'avvento di Speed e poi entreremo nell'argomento che è l'iniziativa di Regione Lombardia per supportarvi in questo percorso se siete appunto intenzionati ad aderire. Allora, andiamo subito sull'argomento. Il tema della identificazione informatica o autenticazione, diciamo, ha cambiato anche da un punto di vista terminologico un po' di volte nel corso degli anni la denominazione, è da molto tempo all'attenzione delle pubbliche amministrazioni e anche in particolare di Regione Lombardia, che è stata la prima tra il 2004 e il 2005 a distribuire a tutti i cittadini lombardi lo strumento diciamo, più sicuro per l'identificazione informatica, che era la carta regionale dei servizi, conforme allo standard della carta nazionale dei servizi. Nel 2007 la Regione Lombardia decise di diciamo, mettere a disposizione degli enti del territorio un identity provider, quindi nella logica della cosiddetta identità digitale federata, mettere a disposizione un servizio denominato IDPC o Identity Provider del cittadino, e da allora è stato adottato da moltissime amministrazioni, ne contiamo oltre 500, considerato che in molti casi è adottato anche da portali aggregati. L'IDPC è basato, era già basato, è basato fin dall'inizio su quello che era lo standard per l'identità digitale federata più diffuso al mondo, che è lo standard SAMEL, e in realtà derivava da un progetto di government che è il primo in Italia ha affrontato questo tema, che era il progetto Pipolo, forse il progetto più grosso finanziato con l'avviso di government, il primo avviso di government di quando c'era il Ministero per di Stanca sull'informatizzazione della pubblica amministrazione. Quindi noi abbiamo fatto riuso del modulo SIRAC di Pipol, che forse qualche comune conosce, e da questo è nato l'identity provider del cittadino. Dal 2009 è diventato anche lo strumento principale che la stessa Regione Lombardia, per tutti i propri servizi rivolti a cittadini e imprese, adotta. Sono ormai quasi 100 i servizi della Regione Lombardia che usano l'identity provider del cittadino. Inizialmente solo per l'autenticazione con la carta, poi a queste sono state aggiunte delle altre modalità, una modalità chiamata BASIC con username e password, utilizzata solo dalla Regione Lombardia, è un'altra modalità, diciamo intermedia come livello di sicurezza, che agli username e password affiancava anche una one time password o OTP inviata tramite SMS. Questo è un po', se vogliamo, la storia dell'identità digitale e di come l'abbiamo gestita fino adesso. Da un po' di tempo a questa parte, da circa 2 anni a questa parte, all'interno del CAD, nell'articolo 64, è stato introdotto il sistema pubblico per l'identità digitale, denominato SPID, che ha l'obiettivo di creare una uniformità nelle modalità di accesso, dei cittadini ai servizi della pubblica amministrazione, e quindi,
semplificare di fatto la vita ai cittadini che una volta che si sono dotati delle credenziali per utilizzare questo sistema possano accedere sia a servizi del proprio comune che della regione che della provincia che degli enti centrali come ministeri, INPS, Agenzia delle Entrate e così via. È un po' la stessa filosofia e la stessa missione, se vogliamo, che aveva in origine la Carta Nazionale dei Servizi, che però ha sempre avuto qualche vincolo e qualche limite nell'utilizzo, che per certi versi l'hanno un po' frenata. In particolare, essendo una smart card, ha bisogno di un lettore, oltre che di librerie crittografiche, e il lettore di smart card, in modo particolare, è un oggetto che si usa su un personal computer, ma non si può collegare per esempio al proprio smartphone o al proprio tablet e quindi nel momento in cui l'accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione diventa sempre più frequentemente da dispositivi mobili, appunto smartphone o tablet, la CNS risulta freno all'adozione, all'accesso a questi servizi o perlomeno a una identificazione sicura. Quindi sfida il compito di dare un'identità digitale certa ai cittadini italiani e con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, col DPCM del 24 ottobre 2014, sono stati definiti i principi base che in particolare, ma penso che questo ormai sia diciamo patrimonio comune, lo sappiano tutti, definisce che ci sono degli attori, dei soggetti riconosciuti, accreditati da AGID, che svolgono il ruolo di identity provider, mentre altri soggetti privati o pubblici, quindi nel nostro caso le pubbliche amministrazioni, si configurano come service provider e possono usufruire dei servizi di identità digitale, di identificazione informatica, appunto, da parte di questi soggetti denominati IDP, Identity Provider, in forma gratuita. La normativa prevede anche i cittadini possono avere credenziali SPID in forma gratuita, perlomeno per 2 anni. Successivamente all'emanazione del DPCM, nel 2016, sono state emanate un certo numero di regole, di linee guida, di regolamenti, in particolare con una determinazione appunto di AGID, sono stati definiti sia il regolamento attuativo che le regole tecniche e lo schema di convenzione che poi, di cui poi parleremo perché diciamo, elemento importante perché definisce la modalità anche amministrativa attraverso la quale una pubblica amministrazione può aderire a questo sistema. Mi sono dimenticato di dire, diciamo, in questa slide che da un punto di vista normativo, sopra e in qualche modo prima delle norme dello Stato italiano, vige un regolamento, che è il regolamento eIDAS o eIDAS, come dicono gli anglofoni, che in qualità di regolamento è direttamente Stati membri della comunità europea e che regola appunto sia il tema dell'identità digitale che il tema delle firme e così via. Quindi la normativa italiana che riguarda questi temi deve tener conto obbligatoriamente anche dei principi e delle regole stabilite recentemente, AGID e il team per la trasformazione digitale hanno emanato un piano triennale. Ora, qui ho riportato uno degli obblighi contenuti nel piano triennale, per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, che dice in maniera, direi, abbastanza chiara che, tutte le pubbliche amministrazioni devono implementare SPID servizi digitali che richiedono autenticazione, sia quelli che già hanno online che quelli che entro quel periodo verranno messi online,
entro marzo 2018. Questa data deriva di fatto da, non è nuova, perché era già contenuta nel DPCM, il quale dava tempo 24 mesi dalla data di attivazione del primo agente di provider per adeguarsi a SPID. Ora, il primo provider a operare in ambito SPID ha iniziato appunto il 15 marzo 2018, quindi i 24 mesi decorrerebbero da allora. Diciamo che il piano triennale dice entro marzo, quindi entro la fine di marzo 2018 tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare SPID. E su questa azione vigilerà Agid, che nel caso che le pubbliche amministrazioni non abbiano provveduto a stilare un piano di adozione di SPID, in qualche modo provvederà e ne monitorerà anche l'esecuzione. Questo è il contenuto, diciamo, che riguarda SPID, in buona sostanza, e le pubbliche amministrazioni e i loro obblighi contenuto nel piano triennale. Quindi, in buona sostanza, se la Carta Nazionale dei Servizi esisteva e continuerà a esistere anche dopo marzo 2018, a meno che venga eliminata dal CAD, ma al momento nel CAD, nell'articolo 64, è ancora contenuta come strumento per l'identificazione informatica. SPID è un sistema che esiste dal marzo 2016 e che può essere adottato in qualunque momento e sarà il sistema, assieme alla Carta Nazionale dei Servizi per identificare i cittadini ai servizi digitali. Gli altri sistemi, qualunque essi siano, che sono stati implementati e o adottati dalle pubbliche amministrazioni, devono terminare di esistere prima della fine del marzo 2018. Quindi la cosa che vorrei sottolineare, diciamo, importante, non è tanto il fatto che si possa adottare SPID già domani mattina affiancandolo ai sistemi che già esistono, quindi cosa che per esempio in Regione Lombardia abbiamo fatto in ambito tributi, abbiamo fatto per il portale dei servizi sanitari, abbiamo fatto per il portale dei bandi online che si chiama SIAGE, e affiancandolo ai sistemi che già esistono. Il problema è lo switch off, il problema è quando a marzo del 2018 bisognerà interrompere gli altri sistemi, quindi per esempio semplici sistemi di username e password che sono stati rilasciati, qualunque sia il processo, anche magari molto rigoroso di riconoscimento in fase di registrazione. Quindi questo vuol dire che da un punto di vista di comunicazione ai propri utenti è opportuno iniziare a pensarci prima, iniziare a fare una valutazione di impatto prima e iniziare a fare delle azioni di comunicazione prima di quella data. Non si può certo dire ai cittadini dall'oggi al domani, da domani non entri più nei sistemi con la tua username e devi procurarti SPID, perché comunque i tempi di reazione degli utenti, i tempi di adeguamento dei comportamenti degli utenti richiedono sempre un lasso di tempo, insomma, che si misura più nell'ordine dei mesi che non nell'ordine delle ore. Quindi la migrazione dai sistemi di autenticazione attuali a SPID è un progetto, possiamo immaginarlo come un progetto di sistema che deve riguardare sia l'esame degli aspetti normativi e regolamentari, sia aspetti di tipo organizzativo e comunicativo rispetto, per esempio, base di utenti, sia ovviamente l'aspetto di comprensione da un punto di vista tecnico e il dispiegamento di alcune soluzioni tecniche. Proprio perché cosciente, insomma, che e avendolo anche sperimentato in questo anno e mezzo diciamo l'adesione a SPID è discretamente complesso, in Regione Lombardia, nell'area che si rivolge all'attuazione dell'agenda digitale, dell'agenda di semplificazione che supporta gli enti locali in questi processi, abbiamo iniziato già molto tempo fa a
pensare come supportare gli enti locali ed abbiamo varato questa iniziativa. Di fatto, in concreto, a partire dall'infrastruttura tecnologica dell'identity provider e dall'esperienza che abbiamo fatto creando un oggetto che abbiamo chiamato Speed Gateway, in qualche modo evoca già il fatto che fa un po' da tramite verso il sistema Speed, abbiamo scelto di realizzare un servizio interamente dedicato e progettato in maniera specifica per gli enti locali, che abbiamo chiamato GEL, Gateway Enti Locali. La scelta da un punto di vista architetturale è stata quella di non disegnare un oggetto, un servizio che poi andasse deployato a casa dell'ente, ma di immaginarlo come un servizio erogato direttamente dalla regione, nel proprio data center, in una modalità di software as a service, diciamo in cloud. Questo per non distribuire oggetti sul territorio che poi dopo vanno mantenuti, vanno ogni volta che c'è una release, eccetera, ma avere un'infrastruttura unica e centrale che si può mantenere molto più facilmente. In una logica moderna, questo oggetto esisterà in una modalità cosiddetta multi-tenant, ovvero pur essendo un oggetto unico con alcune parti diciamo trasversalmente identiche per tutti, sarà implementato come diciamo con delle istanze dedicate per ogni singolo ente. Quindi ogni singolo ente locale avrà a disposizione la propria istanza, che appunto in gergo tecnico si chiama anche tenant. Quindi i servizi dell'ente locale 1 faranno riferimento alla propria istanza del gateway e si potranno integrare con l'identity provider del cittadino per la residua diciamo funzionalità di autenticazione tramite la CNS e con il mondo di tutti gli identity provider Speed. Allo stesso modo, ogni tenant di ogni ente locale produrrà, e questo è un fatto importante perché è un obbligo previsto dalle norme, produrrà il log. Le norme tecniche, le regole attuative definiscono un obbligo di loggare e peraltro in maniera anche cifrata tutte le transazioni che vengono fatte da un servizio verso gli identity provider, quindi sia quella che è tecnicamente chiamata l'authentication request, quindi la richiesta di autenticazione, sia la risposta ricevuta dall'identity provider. Queste informazioni collegate tra di loro vanno memorizzate in un log che deve essere messo a disposizione qualora si debba fare un'ispezione per verificare appunto chi ha ceduto a cosa e quando. Quindi l'infrastruttura GEL, il servizio GEL per ogni ente locale produrrà uno specifico log con tecnologie di crittografia tali per cui solo quell'ente possa entrare nei contenuti del suo specifico log. Ecco, l'iniziativa, diciamo, di mettere a disposizione l'infrastruttura gateway enti locali è stata oggetto di una delibera di giunta nella giunta del 30 giugno, che qui vedete il deliberato in maniera che è molto succinta, che quindi approvato di mettere a disposizione questo servizio degli enti. Approvato questa linea guida che definisce qual è il servizio che viene, e le sue caratteristiche e anche le modalità di adesioni e di continuare comunque a mettere a disposizione degli enti della Regione Lombardia anche il servizio IDPC per ribadisco appunto l'autenticazione tramite CNS. In questo momento
Vi condivido sulla piattaforma. Sto cercando di condividervi sulla piattaforma un box nel quale, ecco, nel quale ci sono i documenti che poi pubblicheremo anche nella sezione appunto del sito Agenda Digitale, che sono appunto la delibera 6788 del 30 giugno, all'interno della quale troverete anche l'allegato linee guida che poi vi illustrerò nei prossimi minuti. E il decreto che era già in qualche modo previsto nella delibera, che è stato fatto successivamente e che contiene il documento di specifiche tecniche per l'integrazione con il servizio. Allora, in buona sostanza nella delibera viene ribadito che viene messo a disposizione il servizio GEL, vengono indicati i livelli di servizio, quindi gli SLA, se vogliamo, del servizio e anche le modalità di assistenza e anche le modalità di assistenza tecnica e viene descritto qual è il percorso di adesione a SPID e al servizio GEL che vi riassumerò in breve tra poco. Quindi tendenzialmente le linee guida sono un documento non tecnico, quindi alla portata diciamo di amministratori, decisori, responsabili dei sistemi informativi che vogliono prendere atto di quali sono diciamo a grandi linee i contenuti di questa proposta della Regione Lombardia. Mentre con il decreto successivo è stato emanato il documento di integrazione tecnica, che invece è un documento molto specifico, molto tecnico, diciamo più alla portata di tecnici informatici dell'ente e o software house che realizzano servizi informatici che necessitano appunto di una identificazione informatica e che entra nel dettaglio di quali sono le modalità di integrazione, tendenzialmente abbastanza simili a quelle che già erano in uso per l'identity provider del cittadino da un certo numero di anni a questa parte attraverso questo componente che si chiama Shibboleth, questo servizio che si chiama Shibboleth Service Provider, che è un componente da installare su un Rivex Proxy Apache. Nello specifico, nel documento di integrazione si entra nel merito delle configurazioni precise che vanno fatte, delle modalità di creazione dei metadati e quant'altro. Un punto importante che è stato oggetto per noi anche di qualche grattacapo, insomma, in questo anno e mezzo in cui come Regione Lombardia Informatica ci siamo avvicinati al mondo SPID, è il tema dei test. Questo perché in tutto quello che è l'impianto regolamentare di SPID non è mai stato ben definito quali sono le infrastrutture, i servizi che vengono messi a disposizione di una pubblica amministrazione che aderisce a SPID per poter fare dei test. Nella pratica, gli identity provider di SPID alla fine quasi tutti hanno messo a disposizione delle istanze di test. Questo perché, diciamo, l'ambiente di esercizio reale dove i cittadini spendono le proprie credenziali è un ambiente di test dove io sto facendo semplicemente appunto test funzionali della mia applicazione e devono essere tenuti correttamente separati. Quindi io non posso far parlare un'applicazione che ancora non è riconosciuta dal circuito, dalla federazione di identità di SPID, con gli identity provider reali. E quindi, per questo motivo, diciamo, noi metteremo a disposizione degli enti un'istanza di test, e quindi, prima di andare in produzione, sarà possibile per qualunque ente locale testare i propri servizi
sia con l'infrastruttura dell'IDPC per la CNS, sia con l'infrastruttura di test degli identity provider. Ora, negli ambienti di test, come dicevo, che devono essere logicamente e fisicamente separati dagli ambienti reali, un punto importante è che, del quale bisognerà tenere conto, non si possono usare identità reali, quindi in un ambiente di test non si può usare una identità digitale SPID vera, di un cittadino vero, ma negli ambienti di test sono disponibili solo e unicamente identità digitali che sono create appositamente e fanno riferimento a cittadini fittizi. Quindi sono cittadini con nomi e cognomi inventati, con codici fiscali che non esistono in natura e sono usabili solo nei circuiti di test. Questo ha una sua implicazione perché vuol dire che se io sto facendo dei test funzionali nel mio servizio, nella mia applicazione, dovrò considerare se devo fare dei test funzionali che dovrò nell'anagrafe degli utenti inserire questi utenti e non utenti invece reali. Questo diciamo che è anche opportuno rispetto a alcune norme che hanno a che fare con il trattamento dei dati personali che negli ambienti di test appunto è più difficile mantenere controllati, no? E quindi è meglio che negli ambienti di test non ci siano dati reali di cittadini reali, ma si lavori solo con identità fittizie. Quindi abbiamo visto, diciamo, che questo è un punto per noi importante e che richiede una sua gestione specifica. Metteremo a disposizione non solo un servizio di gateway di esercizio, ma anche un servizio di gateway verso SPID per tutte le attività di sviluppo test prima di andare in esercizio. Allora, il servizio GEL è stato sviluppato, è in questo momento in fase sua stessa di test, ma abbiamo anche in collaborazione, in accordo con ANCI Lombardia e con ANCI Lab, già identificato alcuni enti lombardi, alcuni comuni, che si trovano nelle, diciamo, situazioni più diversificate, qualcuno che non ha mai integrato i servizi di PC, qualcuno che l'ha già fatto in una determinata modalità o in un'altra, in modo da avere un po' una rappresentazione, diciamo, la più ampia possibile dei vari casi che si possono trovare sul territorio. E con questi piloti, tra praticamente il residuo tempo di luglio, il mese di agosto e la prima settimana di settembre, contiamo in questo periodo, le prime 2 settimane di settembre, tutto al più, di utilizzarli come appunto utenti piloti per verificare non soltanto che il servizio GEL funzioni, ma anche tutto l'impianto dei processi e l'impianto documentale, quindi la documentazione su come integrarsi con il servizio, siano a posto, quindi siano comprensibili, siano completi, coprano tutti i casi e quant'altro. L'ipotesi quindi che fatta questa fase pilota con 2, 3, 4 enti, poi si possa mettere a disposizione il servizio a tutti gli enti che ne vogliono fare uso a partire dalla metà di settembre in poi, insomma, quando saremo pronti, ma più o meno quello dovrebbe essere il periodo. Nel frattempo, questo è il primo esempio di attività di comunicazione, di del servizio, ma ne faremo altri. Questo stesso webinar probabilmente lo rifaremo a settembre per chi oggi non ha potuto partecipare, piuttosto che con i vari canali che abbiamo per comunicare con gli enti del territorio, continueremo a diffondere questa opportunità. Chiaramente saremo a fianco, quindi daremo supporto agli enti e alle proprie software house o ai tecnici informatici degli enti in tutto il processo, diciamo, di adesione. Ora, è il caso di iniziare a entrare un po', nel processo perché, diciamo, il AGID, per quanto riguarda l'adesione a SPID, ha un suo processo formale, definito,
Per quanto ci riguarda, nelle linee guida abbiamo aggiunto quelli che sono i passi che vanno compiuti dagli enti per aderire al servizio di intermediazione, diciamo, appunto al gateway GEL, e che sono in prima istanza prendere atto della documentazione, leggersi la documentazione, in modo particolare la documentazione tecnica, farla visionare a chi poi dovrebbe essere responsabile di integrare i servizi con Speed in modo che valuti appunto qual è lo sforzo necessario, quali sono le attività di integrazione che devono essere fatte. A quel punto, se l'ente decide di aderire, deve diciamo, compilare l'atto di adesione che è allegato alla delibera. È molto semplice, per certi versi anche quasi identica a quello che avevamo fatto come atto di adesione per l'iniziativa, per esempio, del portale Open Data. Quindi il servizio è definito nelle sue varie componenti, incluso il livello di servizi e quant'altro, e quindi l'ente semplicemente con un atto proprio, che può essere una delibera o un decreto a scelta dell'ente, trasmette questo atto di adesione. Potete immaginare via PEC con una firma digitale alla regione. A questo punto, una volta inviato l'atto di adesione, può avviare l'attività di integrazione, quindi di sviluppo sui servizi, potrà fare l'attività di test e poi configurarsi il proprio tenant. Diciamo, prima di poter iniziare a operare, dovrà fare quanto richiesto da Agit, che in buona sostanza sono un paio di operazioni. Allora, Agit sull'indirizzo speed.gov.it, se è una pubblica amministrazione, descrive e distingue tra due procedure, una che chiama procedura tecnica e una che chiama procedura amministrativa. La procedura tecnica, scusate, mi dicono che c'è una domanda che forse merita una risposta immediata. Allora, c'è una domanda che sì, merita di essere approfondita subito. Un ente chiede se bisogna fare riferimento alla propria software house. Ora, non è un caso che può valere e vale necessariamente per tutti. Dipende da chi ha sviluppato e ha quindi la capacità di intervenire nei servizi applicativi. Quindi, se un ente ha proprie risorse interne in grado di fare quanto richiesto per l'integrazione, lo può fare ovviamente autonomamente. Se l'ente invece compra un servizio in cloud piuttosto che ha comprato e installato presso di sé un servizio applicativo, presumibilmente dovrà avvalersi, diciamo, del supporto della propria software house. Ora, ripeto, i casi sono diversi. Nel caso di enti che avevano già integrato il servizio IDPC della Regione Lombardia per l'autenticazione con la CNS, ci sono due casi. Se avevano usato la cosiddetta Reference Implementation Java, quindi dei componenti Java, dovranno dismettere quella soluzione e invece integrarsi tramite le modalità che prevedono l'utilizzo di Shibboleth. Per gli enti che avevano, gli enti e o le software house che avevano già utilizzato la componente, l'integrazione tramite la componente Shibboleth, l'integrazione sarà invece molto più semplice e di fatto quasi esclusivamente si tratterà di interventi di tipo sistemistico, cioè di una riconfigurazione del file di configurazione di Shibboleth. Non dovranno in quel caso intervenire, se non proprio marginalmente, nell'applicativo. L'unico eventuale intervento nell'applicativo potrebbe essere dato dal fatto che nel momento in cui il servizio riceve dall'identity provider
le informazioni dell'utente che si è identificato, quello che in gergo tecnico si chiama l'asserzione d'identità, che è un pacchetto dati che dice che è stato identificato il cittadino Mario Rossi con quel codice fiscale. In questa asserzione d'identità è contenuto anche un attributo che dice qual è la modalità, quali sono le credenziali con le quali l'utente si è identificato. Nell'integrazione con l'IDPC tramite CNS, l'unico, diciamo, valore che poteva essere contenuto era il cittadino si è autenticato tramite CNS. Nel momento in cui le modalità di autenticazione diventano due, quindi o CNS o SPID, questo valore di questo attributo potrà quindi assumere anche il valore SPID livello delle credenziali di SPID, quindi livello 1, livello 2, livello 3, tendenzialmente livello 2, poi magari è un tema sul quale entreremo. Quindi se io, diciamo, dal punto di vista applicativo facevo conto e facevo delle riflessioni rispetto al contenuto di questo attributo sulle modalità di autenticazione, è ovvio che dovrò entrare nelle logiche del servizio e se voglio distinguere appunto i casi. Allora, dicevamo che per quanto riguarda la procedura prevista da Agid, tendenzialmente c'è una procedura tecnica che richiede di scrivere, di compilare un cosiddetto metadata, che è un file Excel che descrive l'ente e i suoi servizi, tendenzialmente. Allora, per poter essere trasmessi ad Agid questi metadati, quindi questo file Excel, deve essere esposto su internet. Da questo punto di vista, l'infrastruttura GEL metterà a disposizione una funzione, quindi l'ente potrà entrare nel proprio tenant e avrà una funzione nella quale caricherà questo file di metadati e il GEL lo esporrà su internet a un URL che quindi l'ente potrà inviare attraverso il form che è previsto da Agid. Quindi sul sito di SPID le pubbliche amministrazioni hanno un form nel quale ci sono previste una serie di, diciamo, operazioni che possono essere compiute. Una di queste è l'invio dei metadati, che di fatto è l'invio dell'URL pubblico, quindi accedibile tramite internet, dal quale si possono ricavare i metadati dell'ente. L'elaborazione dei metadati di SPID diciamo che è abbastanza complessa, un file XML per di più firmato e quindi anche relativamente complesso, ma è una delle attività sulle quali Regione Lombardia e Lombardia Informatica darà supporto. Quindi vi daremo supporto tecnico per creare un metadato che sia conforme agli standard e che quindi poi passi il vaglio di Agid. Quello che avviene diciamo, nel processo tecnico è che l'ente compila i metadati, li espone su internet, compila il form, questo arriva a una persona di Agid, che peraltro ha un nome e cognome, si chiama Umberto Rosini, tutti quelli che si sono integrati a SPID sanno che si chiama Umberto Rosini, non è un segreto, il quale verifica il contenuto, la forma, gli aspetti tecnici di questo metadati e se è tutto ok, dà l'ok. Una volta che si è ottenuto, e solo una volta che si è ottenuto l'ok sui metadati, l'ente potrà avviare la cosiddetta procedura amministrativa, che poi anche in questo caso è una cosa relativamente banale, anche se ha le sue implicazioni, insomma. La procedura amministrativa prevede che l'ente compili e firmi la convenzione, quindi la convenzione tipo che è pubblicata sul sito dell'Agid va compilata in due o tre parti, essenzialmente bisogna indicare qual è il referente dell'ente, quindi a parte il nome dell'ente, ovvio, quindi se io sono il comune di Monza dovrò scrivere il comune di Monza, dovrò dare il nome e cognome del referente tecnico che l'ente ha nominato per la convenzione, i rapporti quindi previsti dalla convenzione tra l'ente e Agid. E dovrà sempre nella convenzione
attenzione indicare un altro paio di cose, la casella PEC con la quale si comunica, se ricordo bene, e l'URL della pagina del sito web dell'ente, nella quale l'ente dà notizia ai propri utenti di quali sono i servizi attivati su SPID. Quindi uno degli obblighi previsti in convenzione dall'articolo 2, che contiene tutti gli obblighi, è che l'ente ha una pagina dedicata nella quale elenca i servizi che l'utente può accedere tramite SPID. Questa pagina, l'URL di questa pagina va indicata in convenzione, quindi diciamo ciò presuppone che uno prima ha previsto all'interno della struttura dei contenuti del proprio portale dove posizionare questi portali e quindi ha un URL che può mettere dentro nella convenzione. Il secondo documento che va prodotto è il cosiddetto file di comunicazione dei servizi. È un file tabellare in formato Office, Open Office, quindi non è Excel ma è Open Office, nel quale bisogna indicare il nome dell'ente, il nome del servizio, classificare questo servizio secondo un elenco di categorie di servizi tributari, anagrafici e quant'altro che sono in qualche modo già come categorie già previste da Agid. E la cosa più significativa è che bisogna per ogni servizio che si elenca come accedibile tramite SPID, bisogna specificare quali sono gli attributi di identità che vengono richiesti, che verranno richiesti per quel servizio, quindi per esempio il nome, il cognome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita, il codice fiscale, la provincia di nascita e così via, l'email, il telefono, questi sono i vari attributi, diciamo, che si possono chiedere all'identity provider. E quindi servizio per servizio vanno elencati gli attributi che verranno richiesti con la motivazione, e questo è un punto diciamo che è ben specificato nelle norme e nei regolamenti attuativi e anche nella convenzione. È fatto obbligo alla pubblica amministrazione in qualità di service provider di chiedere solo per ogni singolo servizio di chiedere solo quegli attributi che sono pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del servizio. Pertinenti e non eccedenti, per chi ha avuto modo di lavorare sul codice della privacy, evoca immediatamente appunto aspetti di privacy, ed è stato chiaramente indicato dal garante che ha supervisionato i regolamenti attuativi di Agid. E la logica, che peraltro è presente negli schemi di identità federata da sempre, è che se per accedere a un servizio ho bisogno di determinate informazioni, le chiedo, quelle che non sono necessarie, che non sono strettamente necessarie, non le chiedo. Quindi se per accedere al servizio di pagamento dei tributi ho bisogno di sapere nome, cognome, codice fiscale, li chiedo. Ma non ho diritto di chiedere il numero di telefono perché non è un'informazione che è necessaria, che è pertinente per accedere a quel servizio. Quindi nel compilare il file SPID comunicazione servizi, per ogni servizio si elencano gli attributi e si dice la motivazione per cui si chiede quell'attributo. Una volta compilati la convenzione e il file di comunicazione servizi, si inviano tramite PEC ad Agid. Quindi niente di particolare, insomma, il tutto può essere fatto veramente molto velocemente. Da quel momento l'ente può configurare i propri servizi e andare live, quindi può, una volta che ha comunicato ad Agid la convenzione e il file dei servizi, può configurarli e iniziare a operare con l'identificazione tramite SPID sui propri servizi. Allora, questa
questa schermata che vedete è quello che si presenta nel momento in cui un utente che va sul servizio dell'ente X richiede di essere identificato, viene ridiretto sulla pagina dell'IDPC, in particolare del componente appunto GEL, e qui si troverà le due modalità possibili di autenticazione supportate dal GEL. La carta regionale servizio o nazionale servizi, che sono poi sinonimo, oppure l'autenticazione SPID. Le norme di SPID prevedono che una volta che il cittadino clicca su entra con SPID, appaia un selettore, un chooser, che elenca tutti i provider che sono accreditati e che quindi stanno operando all'interno del circuito SPID. Questo selettore è vecchio perché è di qualche settimana fa, nel selettore attuale ci sono già i due nuovi, quindi Namirial e Register.it, che poi ha chiamato il proprio servizio Speed Italia. E quindi questo è già un primo fatto, diciamo, con il componente GEL, diciamo, gli enti disaccoppiano una serie di diciamo di obblighi come quello per esempio di tenere aggiornato costantemente ogni volta che si aggiunge un identity provider. Questo sarà un compito che svolgeremo noi centralmente, quindi nel momento in cui inizierà a operare l'ottavo identity provider saremo noi a configurarlo, a testarlo prima, a configurarlo e poi quindi ad adottare sul selettore anche l'ottavo identity provider. Se gli enti si rivolgono al servizio GEL, quindi questo è un compito che si possono, tra virgolette, dimenticare perché viene svolto dal componente Gateway centralmente. Per quanto riguarda gli enti locali, dicevamo che appunto è un servizio erogato in modalità cloud, ma per il quale metteremo a disposizione una console di gestione. Diciamo che questa cosa conviene a voi e conviene ovviamente anche a noi. La stragrande maggioranza delle attività di amministrazione, di configurazione del servizio, del tenant specifico di ogni ente, sarà possibile farlo per l'ente direttamente dalle proprie postazioni attraverso una console di gestione che gli metteremo a disposizione. Quindi non dovrà aprire ticket, aspettare che noi abbiamo configurato, cambiato la configurazione e così via, non ci saranno latenze, l'oggetto sarà gestibile, configurabile direttamente dall'ente con una propria console. Avevamo accennato all'inizio, quando descrivevo il GEL, che sarà il componente GEL che si occuperà di produrre i log che sono definiti dalle regole di SPID con tutte le caratteristiche tecniche, quindi sono cifrati e la chiave di decifra, quindi la chiave che permette di ispezionare in chiaro il log, sarà detenuta unicamente dall'ente al quale consegneremo una chiave privata in modalità sicura e solo l'ente potrà ispezionare i propri log. Noi produciamo i log per ogni ente, però sarà cura dell'ente recuperarli tramite la console di gestione, portarseli a casa e periodicamente conservarli con servizio di conservazione a proprie scelte. Insomma. Noi non ne faremo, tra virgolette, la conservazione, ma li produrremo e li metteremo a disposizione degli come dicevo prima, qualunque modifica sarà necessaria in seguito all'emanazione di nuove regole tecniche da parte di Agid, ci sono alcuni aspetti di SPID che sono ancora soggetti diciamo a raffinamenti perché abbiamo visto in questo anno e mezzo alcune cose sono cambiate, piuttosto che all'avvio di nuovi identity provider. Saranno adeguate direttamente da Lombardia Informatica e quindi non avranno impatto sugli enti che in qualità di service provider si usufruiscono del servizio GEL.
Questa è, se ricordo bene, l'ultima slide di questo webinar che voleva essere di natura informativa e dare, le prime informazioni sull'iniziativa di supporto agli enti locali per quanto riguarda l'adesione a SPID. Abbiamo un po' di tempo residuo per domande e risposte. Se posso rispondere, diciamo, al volo lo farò, eventualmente se ci sono delle questioni un pochettino più complesse che richiedono una trattazione più complesse, ne prenderò, diciamo, nota e lo faremo comparire poi nei documenti che metteremo online sul sito Agenda Digitale. Allora, proviamo a vedere in ordine. Allora, questo no. Intanto se volete fare altre domande, allora c'è una questione che ogni tanto mi viene sollevata che riguarda il tema della gratuità di SPID, quindi della gratuità dell'ottenimento delle credenziali SPID da parte dei cittadini. La norma diceva che gli agenti di provider dovevano dare credenziali SPID gratuite ai cittadini per 2 anni. In realtà diceva per i cittadini che se ne dotavano entro il 31 dicembre 2016. Quindi da un punto di vista della norma, già a partire dal 1 gennaio 2017, gli agenti di provider avrebbero potuto legalmente, senza nessun problema, iniziare a far pagare le credenziali SPID ai cittadini. Ora, è chiaro che quindi siamo nel campo in questo momento delle possibilità e delle libere scelte che adottano gli agenti di provider. Ad oggi, 7 su 7, nessuno ha deciso di iniziare a far pagare le credenziali SPID ai cittadini. La mia impressione, per come conosco, diciamo, l'argomento, è che continuerà a essere così per molto tempo. Intanto sono sette e quindi non avrebbe senso che su sette uno solo si metta a farle pagare mentre gli altri erogano credenziali SPID ancora gratuitamente, perché chiaramente la domanda ai cittadini andrebbero da quelli che le credenziali le danno gratis, piuttosto che andare da quello che le fa pagare. Quindi se lo fanno, lo dovrebbero farlo accordandosi tutti quanti e non so neanche quanto questo sarebbe insomma logico e legale. Diciamo che sono state fatte una serie di valutazioni rispetto anche a aspetti di business, di sostenibilità economica di questo tipo di modello, il quale prevede tendenzialmente che gli agenti di provider si facciano pagare dai service provider privati. Ancora i service provider privati non si sono affacciati al mondo SPID, anche perché mi sembra che manchi ancora il modello di convenzione tipo per i service provider privati. Quindi, dal punto di vista regolamentare, forse ancora non è perfettamente definita tutta la vicenda. SPID, per avere un senso anche dal punto di vista del business per gli agenti di provider, deve raggiungere come dire, un volume di utenti che sono nel sistema dell'ordine di diversi milioni. Oggi siamo 1,5 milioni, diciamo che per avere un'appetibilità dal punto di vista di business forse ha senso che siano almeno 5, 6, 7, 8 milioni. Ora, stiamo entrando un po' in area di rigore, se vogliamo, perché ormai mancano soltanto 8 mesi al momento dello switch off. Quindi, diciamo, in questi 8 mesi si vedrà se c'è una vera accelerazione e il numero degli utenti aumenterà in maniera significativa. Vado avanti a scorrere le domande. Allora, queste sono riguardi l'audio e sono
quindi non tanto delle domande, andiamo in fondo. Allora, costi a carico dell'ente, l'ho detto a un certo punto, questa è una materia che è certa, il DPCM di Spide dice in maniera chiara che gli identity provider mettono a disposizione i propri servizi, quindi il servizio di identità, il servizio tramite il quale riconoscono il cittadino, per la pubblica amministrazione la mettono a disposizione gratuitamente. Quindi questo è oggi e sempre sarà. Quindi né la Regione Lombardia né nessun comune dovrà mai pagare un identity provider per il servizio. Allora, c'è un'altra domanda, se per utilizzare il gel serve una particolare dotazione hardware. Allora, diciamo che il documento, soprattutto il documento di integrazione tecnica, spiega quali sono le necessità dal punto di vista software e hardware. Tendenzialmente, no, non serve uno specifico apparato. È necessario utilizzare Shibboleth, che è un componente software open source, quindi gratuito. Shibboleth è di fatto un modulo che va installato sopra un cosiddetto reverse proxy. Diciamo che entriamo nel tecnico, però almeno per chi è in grado di comprendere inizia a dare qualche indicazione. Quindi normalmente quando i servizi vengono esposti su internet sarebbe buona norma utilizzare un reverse proxy. Stiamo parlando anche in questo caso di un software Apache che è open source. Chiaramente per far girare un Apache Reverse Proxy con un modulo Shibboleth servirà una macchina, anche una macchina virtuale Linux, però serve, insomma. Quindi questo è tendenzialmente quello che bisogna fare, avere un Reverse Proxy, configurarsi uno Shibboleth. Per chi ce l'ha già un Reverse Proxy, semplice, non è un costo aggiuntivo perché ci devo mettere sopra semplicemente una componente software, altrimenti dovrò avere una macchina virtuale che Reverse Proxy con il componente Shibboleth. Allora, non ci sono costi diretti di Regione Lombardia per l'adesione a GEL, quindi l'adesione è gratuita, quindi il servizio da parte di Regione Lombardia, Lombardia Informatica, viene dato gratuitamente a tutti gli enti locali della Regione Lombardia, quindi è necessario aderire formalmente, ma non ci sono costi. Allora, c'è una terza domanda. La domanda dice: si può fare un esempio di un servizio erogato dai comuni per i quali serve che il cittadino abbia Spid? Allora, da questo punto di vista, il CAD non è che è cambiato molto. Adesso non lo vorrei recitare a memoria, però. Definito tra virgolette nell'articolo 64 e in parte anche nel 65. Diciamo che è necessario utilizzare SPID e la CNS laddove per il servizio è richiesta una identificazione informatica. Quindi, se è un servizio ad accesso libero, faccio un esempio per tutti, l'Albo Pretorio è un servizio comunale che non richiede per essere acceduto che l'utente sia identificato, è accesso libero, così come il portale informativo dell'ente. Ora, per questi servizi dove non è necessaria l'identificazione, diciamo, non è necessario adottare SPID, come prima non era necessario adottare la Carta Nazionale dei Servizi. Per tutti i servizi in cui è necessario identificare l'utente, per esempio, se devo dargli accesso a dati personali, devo sapere che è esattamente posso fargli vedere la sua posizione tributaria. Non posso rilasciare un certificato a una persona che non so chi è. Quindi, se è un servizio che rilascia certificati online, se devo fare l'iscrizione all'asilo nido, direi che insomma bisogna identificare l'utente. Velocemente vado a qualche altra domanda per vedere.
Allora, le utenze di speed non so, di test di speed non sono ad esaurimento, nel senso che sono utenze che possono essere usate la stessa utenza da una pluralità di soggetti, quindi già noi le utenze che di speed, di test che abbiamo le stiamo usando internamente in diversi gruppi di sviluppo o le stiamo dando a società del sistema regionale, quindi non c'è problema. Peraltro, non l'ho detto prima, però per quanto riguarda la tematica del test, Agi del team per la trasformazione digitale stanno lavorando per creare un ambiente di test, un'istanza, diciamo, IDP di test, c'è già una prima versione, probabilmente per settembre ci sarà e questo forse ci renderà maggiormente autonomi per le attività di test. C'è una domanda che dice, Gel avrà un periodo di utilizzo per dare la possibilità agli enti locali di adeguare i propri servizi con integrazione a speed oppure resterà attivo senza scadenza? Allora, il servizio Gel sarà disponibile, diciamo, a partire da settembre e da lì in poi finché sarà necessario, finché esisterà speed, insomma. Quindi, essendo la scadenza a marzo, diciamo che se lo rendiamo disponibile a settembre ci sono un po' di mesi per sviluppare, testare e adeguarsi. Allora, guardando al futuro, forse non troppo remoto, è corretto pensare che Speed possa sostituire la PEC e anche la firma digitale? Allora, a questa domanda rispondo dicendo che ci sono lavori in corso per quanto riguarda la modifica del CAD, se ne parla da parecchi mesi di una nuova versione del CAD. Diciamo, rumors dicono che ci saranno novità anche in quest'ambito, però finché non esce la nuova versione del CAD, non lo sappiamo. Chiaramente è una cosa che sta, al legislatore, alle norme, dare eventualmente una validità aggiuntiva digitale. C'è un'altra domanda che dice: non riesco a capire come vengono integrati i nostri servizi online con Gel, ovvero una volta che le utenze identificate Gel verrà reindirizzato al sito dell'ente con cui vuole interagire? Ovviamente sì, la modalità con la quale normalmente funzionano appunto i sistemi di gestione dell'identità federata è che l'utente va sul servizio, chiede di entrare, quindi di fare la login, di essere identificato, viene rediretto sul sito dell'identity provider, lì dà le sue credenziali, username, password, OTP, quello che è richiesto. E poi viene reindirizzato sul sito dell'ente e in questa operazione di reindirizzamento del browser, attraverso la posta, viene mandato le informazioni di identità, quello che appunto si chiama inserzione di identità. Questo è né più né meno quello che già succede oggi con l'IDPC per chi l'ha integrato. L'utente va sull'IDPC, digita il PIN della carta e poi torna sul sito del servizio. In futuro si prevede l'accesso con Speed anche a servizi erogati da agenzie delle entrate, INPS, eccetera. Più che un futuro, direi che è il presente, nel senso che se volete avere un'idea di quali sono i servizi locali o centrali che sono già stati integrati a Speed, sul sito speed.gov.it per il cittadino è possibile accedere a un catalogo nel quale poi entreranno anche i vostri servizi nel momento in cui aderirete e manderete il famoso file in formato Open Office, appunto, e ci sono già servizi dell'INPS. Mi sembra che tutti i servizi dell'INPS online sono accedibili tramite Speed. Non, mi sembra che anche quello dell'Agenzia delle Entrate Fisco Online e recentemente anche quando è stato fatto il 730 semplificato online era accedibile tramite Speed. Quindi, così come per noi è un obbligo entro il marzo 2018, lo è per tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle centrali, e quindi se non l'hanno fatto oggi lo faranno comunque entro marzo 2018. Come c'è una domanda che dice come ci si comporta sull'identificazione delle aziende, caro Gianni Bassini, è una domanda molto complessa, nel senso che allora, oggi tutti i sistemi di gestione dell'identità digitale sono sempre stati pensati per identificare una persona fisica, quindi
il signor Mario Rossi. Ciò vuol dire che laddove il servizio del comune o anche della regione, noi ne abbiamo tantissimi, si rivolga invece al mondo delle imprese, quindi si rivolga a personalità giuridiche, imprese, enti, associazioni, pubbliche amministrazioni, è a carico del servizio creare e mantenere e verificare la relazione tra la persona fisica e la personalità giuridica che intende rappresentare. Quindi se il signor Mario Rossi vuole entrare in un servizio e agire in nome e conto della Fiat SPA, il servizio deve creare questa relazione e anche deve verificarla. Quindi nel momento in cui con SPID io entro con una credenziale di una persona fisica, quindi di Daniele Crespi, non è niente di diverso da quando utilizzo la Carta Nazionale dei Servizi. Sto certificando che sono Daniele Crespi. Se poi sono anche titolare o rappresentante legale di un'azienda, questo è compito del servizio, diciamo, verificarlo e fare quanto necessario. Con SPID sono state introdotte anche le identità digitali delle personalità giuridiche. Ora, su questo c'è un intenso dibattito e un po' di lavoro in corso anche tra il gruppo tecnico delle regioni, Agid e il team digitale, perché la regolamentazione ad oggi diciamo che è un po' incompleta a nostro avviso, e non solo, i servizi che sono già in essere non sono abituati, non sono mai stati pensati perché ci potesse accedere direttamente con le proprie credenziali una persona giuridica, un'azienda. E quindi prima devono essere cambiate le logiche, pardon, le logiche applicative. Quindi oggi ci sono effettivamente già dei problemi. Ci sono delle regioni che si trovano in difficoltà perché ci sono delle aziende che si sono procurate queste credenziali e le utilizzano. Di più non posso dire in questo momento, nel senso che il tema è un po' sospeso e oggetto di discussione. Mi dicono di chiudere, però c'è un po' di gente che resiste, ci sono ancora 120 partecipanti. Io, che non sono, quindi non tantissimi hanno abbandonato, io a qualche domanda rispondo, poi comunque queste domande e risposte le terremo comunque tracciate anche nei documenti post. Allora, vediamo se c'è qualcuno che, quindi un ente che eroga già servizi, esempio certificati con firma digitale, tramite deve chiedere alla propria software house di integrare con Speed e Gel. Ovviamente non è un obbligo, no? Se un ente locale vuole aderire a Speed senza utilizzare il servizio della Regione Lombardia, ma utilizzando altre modalità proposte e disponibili, lo può fare, ovviamente. Noi mettiamo a disposizione questo servizio, gateway, enti locali, con l'esperienza, le competenze che noi abbiamo maturato in questi anni, se l'ente locale vuole utilizzare il nostro servizio, lo può fare. Chiaro che se non è proprietario dei propri servizi, del proprio software, le integrazioni dovrà chiederle alla propria software house. Questo è un concetto che avevamo già visto prima. Allora, c'è una domanda che dice: buongiorno, l'ente in cui lavoro non fornisce ancora servizio online al cittadino, ma lo farà. Probabilmente lo farà dopo marzo 2018. Se lo farà dopo marzo 2018, l'obbligo a quel punto sarà già più che attivo e quindi dovrà usare Speed. Se non abbiamo utilizzato né Java né Shibboleth, ma l'accesso diretto per i DPC al link, allora, probabilmente chi scrive non ha presente le modalità tecniche di integrazione. Se usate i DPC, state usando sicuramente o le componenti Java o Shibboleth, non ci sono altre modalità. È chiaro che queste sono modalità che non si vedono direttamente per chi utilizza il servizio. Quindi chi utilizza il servizio vede che il browser va direttamente sui DPC, ma ciò che ha reso possibile questa cosa è il fatto che sono state usate le modalità di integrazione appunto
tramite componenti chiamati Java Reference Implementation o tramite la modalità Scivolet. Quindi, se usate DPC, uno dei due modi lo usate di sicuro. Allora, c'è una domanda che riguarda l'interazione col sistema Pago PA. La risposta è: c'è un webinar domani a mezzogiorno, sempre tenuto da me e dalla collega Manuela Manfredi, per cui ne parleremo domani. Non c'è una diretta, diciamo, intersezione tra le due cose, se ancorché alcune modalità di pagamento richiedono identificazione, a quel punto chiaramente entra in gioco il tema anche SPID. Però domani c'è un webinar in cui parleremo di questa iniziativa per quanto riguarda Pago PA. La domanda era stata fatta anche da un'altra persona. Le utenze no, di SPID sono in esaurimento, abbiamo già risposto, forse dobbiamo marchiarle. Direi che forse abbiamo risposto a tutti. Sì, c'è più che una domanda, un suggerimento.